L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità. Dentro l'ornitorinco Mario Calvagno. Carmen Zammataro al telefono, Virginia Mariani, docente di lettere alla scuola secondaria di primo grado presso la scuola De Sangro di Mottola in provincia di Taranto e curatrice del diario di preghiera per la FDEI, Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Grazie di essere all'ornitorinco. Grazie a voi per avermi contattata e per avermi dato questa possibilità, insomma, di parlare in questo giorno particolare del diario di preghiera. Sì. Certo, infatti il 25 novembre è la giornata internazionale sulla violenza contro le donne e da questa data e fino al 10 dicembre vanno i 16 giorni di mobilitazione sulla violenza contro le donne. E proprio in questa occasione la FDEI ha prodotto il diario di preghiera. Con quale scopo lo avete realizzato, Virginia Mariani? Lo scopo che ci accompagna da ben 4 anni ormai è quello di parlare alle donne e agli uomini del nostro tempo, che sono riuniti in gruppo, che sono anche persone che vogliono riflettere individualmente sulle problematiche della violenza e per la quale problematica vogliamo che non manchi il confronto con la Bibbia. Infatti centrale è la riflessione biblica, Bibbia che deve essere la nostra ispiratrice, e lo è, per affrontare la quotidianità, ma soprattutto questa tematica che poi scopriamo parlandone investe il quotidiano. Ecco, col diario di preghiera in verità poi abbiamo voluto anche aprire gli orizzonti a quella che a quelli che sono gli impegni che i governi prendono contro la violenza sulle donne e per la tutela dei diritti umani precisamente, perché non ci dobbiamo dimenticare che questi 16 giorni abbracciano anche altre date importanti, fino ad arrivare al 10 dicembre che è appunto la giornata mondiale per la tutela dei diritti umani. Ecco, infatti c'è il 25 novembre contro appunto la violenza sulle donne, poi si passa al 1 dicembre per la giornata per la lotta all'AIDS, il 10 appunto i diritti umani e poi credo che questa il 2010 sia anche la conclusione della decade contro la violenza, come è stata chiamata, che è partita appunto nel 2001. Insomma, tutte date importanti che avete voluto tenere in considerazione, che avete voluto rimarcare, insomma. Le abbiamo voluto evidenziare perché effettivamente, per esempio, a partire dalla piattaforma d'azione di Pechino, che fa da base a questi 16 giorni di riflessione, noi possiamo notare come tutti i governi lì riuniti hanno preso degli impegni molto chiari con le donne, con le bambine, soprattutto focalizzati su 12 aree di crisi, dalla povertà alla formazione, dalla sanità all'ambiente. Quindi allora, cosa abbiamo fatto in questi anni? Pensate che l'incontro a Pechino risale al 1995, quindi attraverso il diario noi abbiamo fornito anche delle informazioni su quelli che sono gli impegni per esempio della Commissione Europea, sulla nascita, pensate un po', abbiamo una buona notizia tra le altre negative purtroppo, dal 1 gennaio dell'anno prossimo partono le Nazioni Unite delle Donne e quindi ecco, tra gli impegni dei governi c'è quello di finalmente affrontare la disparità tra donne e uomini nei luoghi di lavoro, nelle opportunità che si hanno, anche a livello di formazione. Chi ne risente sono le donne e soprattutto le bambine. Quindi attraverso questi 16 giorni offriamo un ventaglio, diciamo, di spunti biblici soprattutto, ma anche legati all'economia, alla politica, alla cultura, in modo da poter portare proprio nel proprio piccolo riflessioni, iniziative. Infatti mi preme sottolineare, se posso, che ogni pagina del diario si conclude con un'azione possibile: contattare la propria amministrazione comunale per creare delle iniziative, leggere dei testi, vedere insieme dei film, creare dei forum e sensibilizzare alle problematiche che riguardano appunto il quotidiano di molte donne, purtroppo. Che... Quindi anche cose, insomma, semplici, spicciole, proprio per realizzare delle cose pratiche. Infatti, perché vogliamo che dal piccolo parta la spinta, perché questi governi che si sono impegnati, se non hanno fatto nulla lo facciano, e se hanno iniziato continuino su questa strada responsabilmente, con coerenza con quanto hanno affermato sulle varie dichiarazioni scritte, ecco. In linea di massima, insomma, la strutturazione del diario nei vari giorni. Importante è l'impegno delle chiese nella società, soprattutto per quanto riguarda il rispetto della dignità delle donne e dei diritti delle donne. Sì, è molto importante, perché
in verità in questi 4 anni di approfondimento attraverso il diario di preghiera è emerso che insomma noi cristiani e cristiane abbiamo delle responsabilità, e molte volte nelle stesse nostre chiese evangeliche le donne non sono visibili, non sono valorizzate, ed è, se posso permettermi di usare il termine, un vero peccato. Certo. Perché così come la società risente della mancanza delle donne nei ruoli importanti, anche una comunità si impoverisce quando le donne, le ragazze, le bambine non sono valorizzate per i doni che hanno, perché è chiaro che il femminile porta con sé una serie di immagini, di ideali che sono differenti ma sono arricchenti per una completezza. Quindi ecco, è un richiamo che facciamo noi soprattutto alle nostre comunità evangeliche, in questa decade che sta ormai terminando, che è questo decennio per vincere la violenza. Ora, le comunità si sono attivate, il decennio sta terminando, però non deve terminare l'attenzione su certe problematiche. Certo. Virginia Mariani, allora le quote rosa pure in chiesa? questa è bella, non ci avevo pensato alle quote rosa in chiesa. Perché no? Effettivamente già a partire per esempio dai nostri consigli, no? I consigli di chiesa, forse sarebbe un inizio per smuovere la situazione, un inizio dico, perché poi certo. Ridurre la partecipazione delle donne a una quota non va neanche bene, perché si impoverisce comunque il tutto, però per stimolare ulteriormente le donne ad emergere e certo. La comunità tutta a prenderne coscienza può essere, sì. Infatti questa delle quote rosa onestamente non mi piace, però purtroppo il problema esiste, allora non bisogna avere uno stimolo comunque. Sì, era quello che dicevo, è chiaro che non, neanche a me suona bene, però può essere sì uno stimolo, come diceva lei, sì, una sì, punzecchiatura, sì. Ecco. Voglio dire, dovrebbe essere normale, no? Che la distribuzione dei ruoli sia fra gli uomini che fra le donne, ma siccome purtroppo non lo è, allora bisogna trovare degli escamotaggi per che questo si possa realizzare. Sì, sì, io tra l'altro da uomo capisco che molte volte il contributo, la personalità, la capacità di una donna è realmente insostituibile, quindi l'uomo non ha le stesse caratteristiche, quindi dovrebbero esserci queste caratteristiche integrate dal maschile al femminile, insomma, non soltanto nella società, nella chiesa, appunto si diceva, in tutti i luoghi, insomma. Sì, è una complementarietà dalla quale non possiamo prescindere, però purtroppo i secoli di storia insegnano e ci dimostrano il contrario. Purtroppo, sì. Certo. Volevo aggiungere soltanto ecco, prego, un versetto che compare nel diario di preghiera, che per me è significativo, ecco, appunto, di ciò a cui siamo chiamati noi cristiani e cristiane. E Paolo, che ci rivolge queste parole, dice: siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ecco, c'è un mondo che chiede spiegazioni del perché dell'ingiustizia, della povertà, delle guerre, della violenza, e noi chiese cristiane evangeliche credo che dobbiamo delle spiegazioni al nostro interno e al mondo tutto che ce le chiede. Certo. Virginia Mariani, un'ultima cosa, donne, uomini, singoli o gruppi di preghiera, gruppi di chiesa, gruppi sociali, gruppi associativi di vario genere, insomma, che volessero fare riferimento al diario di preghiera della Federazione delle Donne Evangeliche d'Italia, come possono fare per riceverlo, per averne una copia? Fanno riferimento alla radio? Contattano voi in qualche modo? Allora, possono fare riferimento alla radio, possono contattare il blog della FDEI, l'indirizzo è www.fdei.ilcannocchiale.it. Benissimo. È stata con noi Virginia Mariani, docente di lettere alla scuola secondaria di primo grado presso la scuola De Sangro di Motto, in provincia di Taranto, e curatrice del diario di preghiera per la FDE, Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Grazie mille, a risentirla. Grazie a voi. Alla prossima. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.